Termina con una cena conviviale l'edizione straordinaria del Carnevale dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi. Causa Covid, l'edizione tradizionale di febbraio era stata spostata ai mesi primaverili. Noi sono 3 anni che cercavamo di fare il 25esimo Carnevale dei Figli di Bocco. Covid ci ha fatto rimandare nel 2021 a febbraio del 2022. A maggio del 2022 l'abbiamo voluto fare, nonostante il tempo voleva che non si facesse, ci siamo riusciti. Voi che siete qui siete quelli che fanno il carnevale. Senza di voi ricordatevi che il carnevale non si può fare. A corollario anche un concorso fotografico in collaborazione con il Fotoclub La Chimera, Ottica Franchini e la nostra emittente. Jessica adesso mostrerà la foto uno di noi. Il titolo e la foto credo che non abbiano di ulteriori parole. È stato il primo cittadino, Marco Ermini, a ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la manifestazione. Il carnevale è sentito da tutta la comunità di Castiglion Fibocchi, è una grandissima manifestazione che è giunta finalmente alla 25esima edizione e siamo riusciti prima con la mostra fotografica, no? Alla Sala del Giglio nel giorno dell'inaugurazione, poi siamo andati anche in regione alla presentazione di questa edizione, perché veramente avevamo bisogno di riuscire, di tornare a colorare il nostro borgo e ce l'avete fatta, siamo usciti sfidando anche le previsioni della prima edizione e finalmente la seconda è stata celebrata e quindi siamo veramente contenti. Questa sera è la dimostrazione dell'affetto che si prova per questa manifestazione che per 25 anni ha portato alto il nome di Castiglion Fibocchi in Italia e non solo. Oltre al presidente del Carnevale anche tutti i volontari e gli organizzatori del concorso fotografico.